Io la ringrazio con emozione, così come ringrazio le 20.000 firme a cui lei con grande attenzione ha voluto prestare per poter far sì che questo diventasse una realtà, una risorsa del Mezzogiorno, dell'Italia intera. Lei è un uomo del fare, un uomo concreto. Abbiamo bisogno con la riapertura della funicolare per la provincia inizia una nuova stagione di prospettive e di speranza. Lei è stato sindaco, sa quali sono le problematiche di una comunità. Siamo qui a dirle, faccia in modo tale, noi saremo tutti con lei affinché nell'agenda politica nazionale ci sia tanta Regione Campania. Grazie perché oggi con questa funicolare rispetto a chi esce dall'Europa, lei ci riporta prepotentemente in Europa perché è il secondo viaggio più libero e più felice d'Europa. Grazie perché la sua presenza è un motivo di stimolo e di orgoglio. I sindaci sono sempre soli, noi non lo siamo con lei. Grazie Presidente. Grazie. Presidente De Luca, grazie a tutti coloro che sono presenti, oltre alla parte del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio regionale. Mi permetto di sottolineare anche il rapporto con Luca Cascone, che è migliorato moltissimo in questi 12 mesi. Noi siamo preoccupati per il futuro, nel senso che abbiamo messo su le risorse come provincia per garantire che questo impianto vada avanti. Speriamo anche nel 2016. Di mettere le risorse necessarie perché appunto sarà oneroso in qualche modo garantire la gestione di questo impianto. Abbiamo messo 300.000 euro sul bilancio 2015, speriamo di mettere altre 300.000 euro sul bilancio 2016 per consentire a tanti turisti, a tanti uomini di fede di venire qui a vedere da vicino non solo il santuario ma godere di uno spettacolo straordinario. Io credo che Padre sia contento oggi, è una grande giornata direi non solo per il Pigna ma per la Regione Campania. Grazie Presidente De Luca. A nome mio e della comunità non posso che dire grazie, perché questa funicolare è nata dalla comunità monastica. Nei nostri archivi si conservano tutti i progetti, per come all'epoca, 50 anni fa, tutti si adoperavano per far sì che questa funicolare diventasse un centro attrattore dell'Irpinia. E da oggi speriamo che proprio nella festa di San Guglielmo, il fondatore di questa abbazia e patrono dell'Irpinia, la nostra terra, questa Irpinia, possa decollare in tutti i sensi, soprattutto nel turismo religioso. E credo che non tutti probabilmente quando siamo venuti qui una decina di mesi fa a ribadire l'impegno a riattivare la funicolare di Montevergine credevano che si potesse mantenere questo impegno. Abbiamo mantenuto questo impegno come abbiamo mantenuto l'impegno a Faito, come manterremo tutti gli impegni che abbiamo assunto con la nostra comunità. Abbiamo voluto riattivare Montevergine in primo luogo per una ragione ideale. A me pareva francamente, come dire, un atto di barbarie interrompere il funzionamento della funicolare di Montevergine. Ci sono delle cose che hanno un valore simbolico ideale che va al di là anche del merito dell'opera stessa.
e quindi ci è parso doveroso dare una risposta di civiltà perché si potesse raggiungere un luogo fra i più cari alla sensibilità di tanti nostri concittadini ed è un luogo di fede, di meditazione. Siamo poi contenti perché questo impianto consente un rilancio di economia turistica e di economia in generale in tutto il comprensorio. Quando abbiamo concluso l'intervento a Montefaito, abbiamo fatto la verifica dei primi numeri, ci siamo accorti che anche per una bella campagna di promozione che abbiamo fatto, abbiamo avuto il doppio dei viaggiatori rispetto allo stesso periodo dell'ultimo anno di funzionamento della funivia di Faito. Io immagino che avremo lo stesso fenomeno anche a Montevergine. Vi è una tale attesa e mi permetto di ritenere abbiamo creato anche un'aspettativa nella popolazione per cui vedrete che ci sarà un afflusso di turisti davvero straordinario e questa è un'occasione economica importante da non disperdere. Inseriremo pienamente nel circuito del turismo religioso Montevergine, come ovvio. Abbiamo nella provincia di Avellino almeno due luoghi di grande valore religioso, Montevergine e San Gerardo. Abbiamo anche a Caposele una realtà davvero straordinaria, credo quasi 800.000 visitatori l'anno, quindi abbiamo realtà religiose che veramente possono diventare non solo motivo di conforto per tanti fedeli, ma anche grandi attrattori di turismo religioso nella nostra provincia. Credo che si sia completato un intervento anche per quanto la biblioteca, quanto riguarda la biblioteca, bisogna il museo. Qui dovremo completare anche continuare questi interventi. Questo può diventare davvero un bel polo religioso, culturale, turistico al servizio di tutta l'Irpinia. Devo ringraziare l'impresa, le maestranze, i tecnici e i dipendenti dell'AIFE. Devo ringraziare quanti ci hanno aiutato a completare questo intervento. Non devo ringraziare a quelli che andrà la benedizione dell'abbato, quelli che si sono fregati i cavi elettrici e ci hanno fatto ritardare i due mesi, quelli nessun ringraziamento, ecco, una dedica particolare che poi sarà rimediata, diciamo, dalla benedizione dell'abate, ma da parte mia il pensiero è di tipo diverso, ecco, leggermente, non misericordioso. Allora, noi continueremo, diceva il Presidente della Provincia, dobbiamo affrontare il problema della gestione. C'è un impegno della provincia rilevante, del comune, è evidente che la regione dovrà caricarsi, credo, tutto sommato la metà degli oneri di gestione se vogliamo mantenere la piena funzionalità di questo impegno e anche estendere il periodo di utilizzazione. Quindi è anche un bel esempio di collaborazione istituzionale che merita di essere sottolineato. Grazie a tutti, buona permanenza a Montevergine, pentitevi in tanti di voi, emendatemi, confessatemi, soprattutto al ritorno, non vi mettete tutti nella mia carrozza, se no arriviamo a mare direttamente sulla spiaggia di Santa Rosa. Grazie a tutti.